Sì, perché la volta scorsa Alessandro ci eravamo visti qui, ma quel tuo super intervento finale era stato, diciamo, vanificato dal fischio di fuorigioco. Questo secondo tempo invece il punto è tutto tuo, nel senso che hai fatto 3 interventi straordinari. No, non è vero che il punto è tutto mio, il punto è della squadra e noi siamo in campo per farci trovare pronti nel momento del bisogno. Sono stato bravo e fortunato ad avere una squadra che ha concesso poco, quindi bisogna far sì che sia un punto di gruppo, non solo mio, perché non è vero, secondo me. Perché nel primo tempo ci sono state un sacco di occasioni salvate dai miei compagni, vedi Ricky, vedi Pierozzi, quindi non mi piace prendere meriti solo a me. Allora, raccontiamo un po' quale dei 3 interventi è stato forse quello più bello da vedere, è stato quello su Matos, l'ultimo, però anche il colpo di testa ravvicinato non è stato facile. No, sì, sono state occasioni dove sono stato concentrato e mi sono fatto trovare pronto. Qual è stata quella più difficile? Forse l'ultima, perché ha tirato forte e quindi devo stare lì attento. Questo è il terzo anno, Alessandro, che sei in maglia Pescara. Partite così nelle ultime annate il Pescara le avrebbe perse. La cosa positiva è che è uscita con un punto. No, certo, bisogna guardare la solidità del gruppo e sì. Penso che su questo piano abbiamo fatto un miglioramento grazie anche al mister, grazie a tutti i compagni che ci stiamo rimboccando le maniche giorno dopo giorno per ottenere risultati migliori ogni domenica, quindi bisogna continuare così, bisogna lavorare e cercare di portare a casa sempre la miglior opzione che ci abbiamo. Ti do l'auricolare perché ci sono delle domande da studio per te, Alessandro. Questo è destro. Il portiere del Pescara vi ascolta, Massimo e Fabio. Fabio Ferraresi per Alessandro Plizzari. No, vabbè, io al di là dei complimenti che faccio ad Alessandro, perché secondo me in questo momento è il leader indiscusso di questa squadra, e proprio per questo motivo vorrei chiedergli, secondo te, oramai sei un giocatore, non dico esperto, ma quasi, quanto è importante uscire bene dalla partita di giovedì al di là del risultato? Adesso penso che dobbiamo vedere le situazioni che dobbiamo migliorare di questa partita, cercare di capire cosa migliorare e riproporre i nostri miglioramenti nella partita successiva. Io penso che la partita successiva sia molto importante, ma ancora più importante capire dove bisogna migliorare in questa partita qua.